Benvenuti, vediamo con questo tutorial di creare questo effetto su questa scritta, vedete che è contornata da queste gemme ed ha un po', l'ho chiamata un po' scritta hollywoodiana perché sembra proprio quelle scritte che si vedono nei pannelli, in questo caso di un dancing, eccetera. Quindi vediamo subito come fare, partiamo dalla nuova immagine che apriremo con queste dimensioni. Vedete, 2350 per 1080 per 72 di risoluzione, riempimento di nero. Per prima cosa inseriamo i due testi, quindi primo strumento a testo orizzontale, poi andiamo a scegliere il nostro font. Chi ha la versione nuova, vedete, può scrivere direttamente, scriviamo ERAS, vedete, vengono visualizzati tutti i font che iniziano con la ricerca che abbiamo effettuato. Quindi scegliamo il primo, ERAS Bold, poi 400 punti, poi scegliamo centro il testo e poi il colore, scegliamo il colore blu. Non ha importanza, basta, vedete voi il blu che volete. E poi adesso inseriamo all'interno qui del no, nostro riquadro la nostra prima parola che è dancing. Poi spostiamo, tenendo premuto il tasto CTRL, vedete, e lo posizioniamo. Adesso clicchiamo qui sulla spunta per uscire dall'editor di testo, vedete, poi adesso inseriamo un nuovo testo, quindi ripremiamo, quindi riclicchiamo, però stavolta cambiamo ancora il font e questa volta cerchiamo il font con l'H iniziale, Arlo, con la W e ne viene fuori uno solo, lo selezioniamo e qui scegliamo sempre una dimensione sempre di 400, cambiamo però il colore, scegliamo un rosa e scriviamo, vedete adesso la seconda scritta. Ecco qua, anche questa la posizioniamo qui sotto perfettamente e clicchiamo sempre nella nostra spunta per uscire dall'editor di testo. Ora selezioniamo tutti e due i testi, prima vedete ho la scritta Hold, premendo il tasto CTRL clicchiamo sulla miniatura, poi premiamo il tasto, sempre tenendo premuto il tasto CTRL, teniamo anche premuto il tasto maiuscolo, andiamo sulla seconda scritta, clicchiamo, vedete abbiamo selezionato tutti e due le nostre scritte. Ora andiamo in selezione, poi modifica e poi facciamo espandi e scriviamo di 10 pixel e premiamo ok. Ora vedete la nostra selezione si è espansa di 10 pixel. Ora, sempre con le nostre scritte selezionate, creiamo un nuovo livello. Poi andiamo nella intracciati, insomma la porto qua vicino, e qui nelle impostazioni clicchiamo e scegliamo crea tracciato di lavoro con la tolleranza di 0,5 pixel. Poi premiamo ok. Ora spostiamo un attimo qui la palette dei tracciati, impostiamo il colore di primo piano bianco, vedete premo sulle due freccette per portare il colore di primo piano bianco e poi prendiamo un pennello. Pennello normalissimo, vedete, di 13, grandezza 13, poi qui la durezza possiamo lasciare 100 e impostiamo il nostro pennello, però qui vedo l'opacità, la portiamo a 100, vedete l'avevo bassa, quindi opacità 100, colore primo piano bianco e adesso impostiamo il nostro pennello, andiamo a prendere la nostra paletta dei pennelli, vedete, e lasciamo qui tutto vuoto. Dimensione 13, durezza 100 e la spaziatura la portiamo 100. Ora spostiamo anche la nostra paletta dei pennelli. Adesso andiamo sempre nei nostri tracciati, poi clicchiamo sempre qua, oppure anche qua sotto, ma facciamolo da qua, vedete? Poi traccia tracciato e scegliamo strumento pennello. Adesso clicchiamo all'interno della paletta dei tracciati per togliere la selezione e come vedete il nostro testo ha assunto il contorno, vedete, del pennello che abbiamo creato. A questo punto adesso andiamo a creare lo stile del nostro livello, sia per quanto riguarda le nostre gemme che per quanto riguarda il nostro testo. Cominciamo con la nostra prima scritta, Dancing, vedete io l'ho già creato, adesso andiamo a visualizzarla e vedere le varie impostazioni. Quindi clicchiamo due volte sullo stile livello e guardate, andiamo allora, smusso di effetto rilievo, stile smusso interno,
tecnica scalpello deciso, profondità 150, direzione su, dimensione 40, attenuazione 0, poi angolo 120, 30, uso luce globale, e qui contorno, superficie, andiamo a scegliere questo contorno, vedete che è a cono. Poi metodo luce scolora e metodo ombra moltiplica. E qui portiamo a 50 l'opacità del metodo luce, vedete, e 19 l'opacità del metodo ombra. Poi andiamo a vedere la traccia. Abbiamo un colore blu, tipo di riempimento colore, vedete colore blu, scegliamo il colore, dimensione 4, posizione esterno, metodo fusione normale, opacità 100. Ora, adesso in questo caso faccio nulla, prendiamo sempre questo stile livello, clicchiamo con il tasto destro, vedete, copia stile livello, ci posizioniamo sulla scritta Hollywood e incolliamo stile livello. Adesso voi non lo vedete perché ce l'ho qua sotto, comunque lo trovate in fondo. Adesso abbiamo creato i due stili per le nostre due scritte. Ora andiamo sul livello, vedete qui, delle nostre gemme, e anche qui adesso visualizziamo, clicco, andiamo a vedere lo stile del nostro livello. Quindi stile smusso interno, poi arrotonda, profondità 3,58, direzione su, dimensione 3, attenuazione 0. Anche qui 120-30 uso luce globale, però vedete contorno superficie, andiamo a prendere contorno anello. Poi scolora al 50% opacità, moltiplica metodo ombra al 50% di opacità. Poi abbiamo ombra interna, moltiplica nero, opacità 75%, angolo 120, uso luce globale, distanza 3, riduci 0, dimensione 3. E premiamo ok. Ora creiamo un nuovo livello e poi andiamo a prendere un pennello che potete sempre scaricare dal mio sito, vedete sono queste stelle, possiamo prendere, vediamo un po', questa, poi aumentiamo però, portiamo circa 180, vediamo, e clicchiamo, vedete, anzi è troppo piccolina, aumentiamo, ecco in questo modo qui, vedete. E creiamo un po' questo effetto. Ecco qua. Un'altra cosa che possiamo fare, andiamo sempre sul nostro livello, vedete qui delle perle, poi lo selezioniamo, premiamo CTRL e clicchiamo dentro la nostra miniatura e poi applichiamo qui un livello di tonalità e saturazione. Andiamo a prendere la nostra palette delle proprietà, lo vedete possiamo mettere colora e guardate possiamo colorare le nostre gemme col colore che desideriamo noi, vedete? Poi vedete voi come. Quindi adesso, per adesso tolgo e con questo ultimo tocco abbiamo finito il nostro tutorial. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo. Arrivederci.